Ciao a tutti, come al solito oggi siamo qui per fare una ulteriore denuncia da allegare e assumere, diciamo, come nostra memoria storica noi che facciamo, diciamo, siamo conosciuti per quelli della denuncia e quelli specialisti della denuncia. Perché siamo qui? Siamo qui in un luogo fra l'altro molto particolare. Siamo qui davanti al monumento di Simón Bolívar sul Monte Sacro, il quale monumento a Simón Bolívar è già di per sé una commemorazione di una serie di eventi antecedenti, e cioè le varie secessioni che in periodi successivi si sono manifestate almeno tre volte nella Roma repubblicana. Perché? Perché noi qui oggi siamo per fare suggellare un avvenimento che è assolutamente paragonabile agli eventi che già noi a cui noi ci riferiamo, diciamo, proponendo questa nuova secessione, diciamo così. Che cosa facciamo? Facciamo la denuncia di una usurpazione, di una prevaricazione che viene metodicamente fatta ai danni dei cittadini tutti, come una volta avveniva per la plebe, quando all'inizio della Repubblica Romana le varie magistrature patrizie, diciamo, incombevano e usurpavano i diritti dei plebei, così noi oggi, cittadini di Roma e italiani, siamo usurpati nei nostri diritti da questa magistratura del cazzo, perché questa magistratura a cui noi metodicamente forniamo materiale già elaborato, per cui il PM delle indagini preliminari non deve fare altro che leggersele e manco fare le indagini, perché le indagini già sono fatte, deve solo prendere l'iniziativa di incardinare il procedimento. Questi signori non solo non incardinano il procedimento, ma addirittura lo archiviano. E questa ovviamente è una delle tante. Diciamo, quelle che noi abbiamo fatto negli ultimi mesi solo in merito all'alto tradimento di questo infame di Napolitano sono, che adesso si è riproposto per altri 7 anni, non solo non fanno nulla, ma facevo il parallelo poco fa proprio con alcuni amici, in cui dicevo: è come se la Piaggio, che ha più o meno 10.000 operai e funzionari, vendesse annualmente 3 milioni di vespe, però di questi 3 milioni di vespe ne consegna circa 50.000. Di queste 50.000, almeno 15.000 sono fallate. La magistratura è qualcosa di simile. La magistratura produce, allora, su 3 milioni di denunce penali o civili o di altra natura che vengono fatte annualmente, la magistratura ne conclude effettivamente circa 50.000, delle quali circa 15.000 sono pure sbagliate, per cui praticamente vengono assicurati in Italia in circa l'esecutore di un reato su 106.000, cioè un delinquente ha una probabilità su 106.000 di essere condannato. Allora, in un paese dove in realtà la giustizia e il diritto non esistono, com'è possibile che esista anche una società virtuosa, una società produttiva, efficace, razionale, concreta, eccetera, eccetera? Allora, noi qui oggi siamo in questo sacro luogo per ricordare quello che poi fecero i romani, e cioè
l'ottenimento del tribunato della plebe, cioè la magistratura alternativa a questi figli di puttana qua. Cioè noi vogliamo una repubblica in cui finalmente il cittadino abbia il diritto di essere tutelato, aver tutelato i suoi diritti. Ho finito.